destruction. Salve a tutti signori, finalmente il momento è giunto, siamo qui per giocare il titolo che in pratica mi ha portato ad aprire questo canale, il titolo che ho atteso per quasi 2 anni e quando ho aperto questo canale io ho sognato di portarvi questo titolo, il mio più grande desiderio era realizzare questo gioco e condividerlo con voi. Ma adesso cercherò di fare un po' di silenzio perché questa intro è magnifica e spiega tantissime cose. Uomini del Nord mi ricorda quasi Robb Stark, che aizza il suo popolo a combattere. We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. Ragazzi, questa parte è importantissima per la lore. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the Vile Arcane for our own power and wealth. Vi invito ad andare a vedere il primo video della lore e il secondo su Siri per saperne sempre di più, per appassionarmi a questo mondo, perché il mondo di The Witcher è enorme, è fantastico. Io stesso, nonostante io abbia letto i libri, non posso dire di non saperne quasi nulla in realtà. Ci sono tantissime cose che ignoro, tantissime cose che molti di voi potrebbero addirittura spiegarmi, perché no? Per cui nei commenti quando farò un errore ditemelo. E qui si parla dei Witcher. Loro, in realtà i Witcher hanno più umanità della maggior parte degli uomini, caro amico. Uccidendo mostri per denaro. No, guarda, devo rischiare la mia vita gratis. È una vergogna. Però quando voi umani avete problemi coi mostri, andate a farvi macellare. Quando capite che non potete, chiamate noi. Il terrore che proviene da altri mondi. All'inizio vi hanno parlato di due mondi e non so se avete visto, ma ha anche citato una parte della profezia di cui parlo nel video di Siri. Ci uniremo nel calore del fuoco eterno. Gli occhi di Geralt. È il tempo della spada e dell'ascia. Sì, signori. Questo uomo conosce la profezia. Io non ho la più pallida idea di chi abbia parlato in questo momento, ma ho qualche sospetto. Comunque, ragazzi, adesso siamo in post commentary perché ho avuto dei problemi. C'è stato un casino enorme. E questo è praticamente il trailer che hanno mandato all'inizio di Witcher, per cui guardatevelo, ma alla fine non è importantissimo. In pratica c'è Geralt che sta ripercorrendo le orme di Yennefer, perché le sta dando la caccia. Non è che le sta dando la caccia, Yennefer gli ha mandato una lettera e Geralt la sta cercando. E se guardate si sta muovendo un po' come Aragorn quando Aragorn dava la caccia agli Hobbit. Sapete quando gli Hobbit venivano rapiti dagli Uruk-hai? Se avete guardato Il Signore degli Anelli dovreste saperlo. E Geralt si sta muovendo nello stesso modo, ripercorrendo le tracce di Teach. Di Triss, di che cavolo dico? Di Yennefer. Comunque, spero che siamo in post commentary in questi pochi minuti, perché in pratica, ragazzi, questo video mi ha dato tantissimi problemi. Inoltre volevo dirvi che i primi due episodi di Wild Hunt
purtroppo sono a qualità abbastanza bassa perché ho avuto dei seri problemi. Mi pesavano 103 giga, ho dovuto comprimerli, però l'ho fatto molto male, per cui i video sono scesi a 1,3 giga, 46 minuti di video, si vedono in una qualità abbastanza pessima, per cui non vedrete quello che ho giocato realmente io, vi assicuro che questo titolo è magnifico, e mi dispiace di portarvelo così profondamente ferito, però sti cazzi, ce lo godiamo comunque, comunque la qualità è sempre migliore che su 360 o su Xbox One, credo. Di averlo editato abbastanza bene. E godiamoci la magia di Janne Vertebergerberger. A proposito, chi è Jennifer? Jennifer in realtà è l'amante numero uno di Geralt, si potrebbe definire. È la donna che Geralt ama per davvero. Solo che Jennifer non gli ha mai concesso l'esclusiva, così come Geralt comunque. Credo che Geralt. Geralt in realtà era quasi interessato all'esclusiva con Yennefer. Però meglio così che siano liberi in questo modo, così noi ci godiamo anche la bella attrice. In ogni caso, penso che voi abbiate visto quanto è potente Yennefer. Yennefer. Dall'odore di biancospino e uva. Let's hunt! Si inizia, signori! Finalmente siamo realmente in The Witcher Wild Hunt. C'è Geralt che sta dormendo, però sembra che stia facendo un sogno abbastanza agitato, da quello che ho visto. Vabbè, abbiamo un caricamento che... Vediamo subito quanto può essere lungo un caricamento su questo gioco. Decisamente corto. Ragazzi, è magnifico, guardate la grafica, guardate quella candela, la fiamma. Cioè, sembra di... Geralt in questo momento sembra quasi più reale di me, da quello che sto guardando. CD Projekt ha fatto un lavoro magnifico, se pensiamo che è praticamente una delle software house che è nata praticamente dal nulla. Cioè, nel 2007 hanno lanciato The Witcher. Però non so se The Witcher è stato il loro primo titolo, mi devo informare, però sicuramente hanno fatto qualcosa prima di esso, e con The Witcher sono lanciati, sono partite da The Witcher, che è diventato subito gioco dell'anno nel 2007. Ma che cazzo, ma che schifo, ma che cos'è quel coso vicino al migliore amico di ogni uomo? Ma non ti permettere. Io spero che non abbia fatto grandi danni lì sotto. Oh mio Dio, oh mio Dio, che era. Ragazzi, diciamo che Geralt ha sempre avuto degli ottimi gusti in fatto di donne. E diciamo che CD Projekt negli ultimi, sia nel Assassin's Creed King che in questo, ci fa partire con molta felicità. Insomma, in Assassin's Creed King vediamo la bella attrice subito come mamma l'ha fatta, o meglio come la magia l'ha fatta. E qui abbiamo Yennefer, che è fatta davvero, che si è fatta davvero bene, devo dire. Bravo Yennefer, duro di lingua. Cioè, bravo Yennefer, bravo Geralt, scusate. Oh mio Dio. Mother of God. Mother of God. Santo cielo, Geralt. Che cosa ti godi? Che cosa ti godi, Geralt? Cioè, veramente. Cioè, guardate la camicia. Vado a vedere, che vedere Geralt vestito da contadinotto mi urta leggermente. Shit. Beh, i capelli sono fatti, cioè sono fatti perfettamente. Ragazzi, CD Projekt ha fatto un capolavoro. Io ho poco da dire. Sapete chi mi ricorda però Yennefer in questo momento? Comunque, attenzione, non so se avete notato, ma siamo al cospetto di un Geralt ringiovanito. Decisamente. Guardate, se non so se avete visto il suo viso, ma in genere Geralt ha due rughe vicino alla bocca. Shit. Che sono molto profonde, qua invece sono leggerissime, quindi vuol dire che o stiamo rivivendo un ricordo, o per l'appunto, come abbiamo visto all'inizio del gioco, che si era addormentato, questo è un sogno, e non so se sta sognando qualcosa che è accaduto qualche anno prima o se si tratta di qualcos'altro.
Comunque proviamo subito a vedere a usare i nostri sensi da Witcher. Proviamo ad attaccare un po'. Perfetto. Mi piace. Diciamo che combatte molto meglio che nel 2. Vi ricordate nel 2 che in pratica bastava per fare a botte? Bisognava schiacciare i tasti nel momento giusto e basta. Qui invece sembra migliorato tantissimo. Mamma mia ragazzi, 2 anni di attesa. 2 anni di attesa più tantissimi rinvii, però credo che sia valsa la pena di attendere, ragazzi. Soprattutto per questa IAN. No, beh, vi voglio solo far vedere quanto è perfetto questo gioco. Guardate, cerchiamo di vedere un attimo. Voglio vedere meglio che Yennefer. Perché sparisci? Voglio vedere una cosa. Stai ferma. Dai, Yennefer, fammi vedere. Cioè, fatti vedere. Oh, che cazzo. Ragazzi, no, non riesco a vedere sotto la sigla. Ma niente. Non sarebbe istruttivo. Non è ragionevole. Aspettiamo una sveltina veloce. Quanto dura, gara? 2 minuti? No, scherziamo. È un Witcher, potrebbe durare anche 5 ore. Aspetta, ora ho capito che cosa ci trovano le donne nei Witcher. Ma che cavolo ti serve truccarti per... Diglielo, Geralt, è abbastanza assurda come cosa. Trappa void, ragazzi. Ha evitato la trappola in maniera magistrale. Il nostro Geralt si vede che è proprio un vero pussy hunter. Altro che Witcher, lui in realtà è un pussy hunter. Comunque, se vi devo dire la verità, io preferirò sempre Triss, perché Triss è Red Dead. Lilla e Uva Spina. Questo qua è... prima ho detto una cazzata, o Bianco Spino, ma che cavolo dico. Comunque, Lilla e Uva Spina, anche nei libri Yennefer viene sempre descritta con questo particolare odore che le appartiene. Praticamente è sua, la sua impronta. Usciamo. Non so se... cioè, ragazzi, è magnifico. Questo gioco è... boh, perfetto. Cosa vi devo dire? A dir poco... Sono sbalordito. CD Projekt ha fatto un lavoro eccelso. Abbiamo aspettato anni. Siri! Io non sto a spiegarvi chi è Siri, perché comunque ho fatto un video, tutto un video introduttivo in cui spiegavo chi è. Per cui in questo momento non mi va di dirvelo, però vi dico che è praticamente la figlia adottiva di Geralt e Yennefer in pratica. Cioè, guardate come si allena Siri. Cioè, è pazzesco. E oltre a questo, oltre a sapere usare la spada in quel modo, è probabilmente una delle maghe più forti mai esistite. E questo è Vesemir. Vesemir, che è il maestro di Geralt, nonché... come dire, praticamente, oltre che essere maestro di Geralt, Vesemir l'ha anche cresciuto come se fosse un figlio, come ha fatto con praticamente tutti i Witcher ancora vivi. Quante volte devo dirglielo? Sarà accontentata. Attenzione, minacce da parte del vecchio Vesemir. Credo che Siri sia nei guai. E dai, ha solo lasciato un libro, cioè sai che noia. Ma adesso basta. Effettivamente forse ha ragione Vesemir. In fin dei conti qua si tratta di imparare a sopravvivere, perché se davvero Siri si troverà al cospetto di qualche mostro. Comunque non so se avete, per i neofiti che non hanno mai visto The Witcher, non so se avete guardato il medaglione che portano al collo. Quel medaglione ha anche delle proprietà magiche, diciamo. Può sentire, non dico il male, però può sentire le bestie e può sentire anche degli incantesimi, come dire, negativi. Per come si... cioè, ragazzi, seriamente, una bambina... Vabbè, ha perso la spada, però. Un po' nabba, un po' nuba, No, come non detto, l'ha recuperata subito. E non so se avete notato, ma è anche bendata la signorina qui. Gioco di gambe. Attenzione.
Basta così. What do you think? Geralt versione giovane. Magnifico. Take off the blindfold. Comunque fate troppo bene. Guardate. Cioè, guardate dietro le montagne come sono fatte. I capelli. Non so se avete visto sulle braccia di Geralt, ma si vede praticamente ogni singolo peso. Cicatrice. Sì, ma devi studiare, Siri, perché se devi combattere i mostri devi sapere. Vabbè, facciamo i padri un po' compressivi. Che schifo. Vieni. Una corsetta, mi ricorda tanto l'inizio di Assassin's Creed quando Ezio corre contro il fratello. Via! Partiamo! Oh, sono felice di vedere che Geralt in questo gioco corre in maniera decente, perché in The Witcher 2 vi giuro che corre come un polletto. È tremendo vederlo correre in The Witcher 2. Dai! Che cazzo! Oh, yeah! Ho pensato di essere un dodo. Sì, ho praticamente fatto la figura del dodo, che però il dodo non volano, idiota! Che hanno cambiato i tasti. Non sono abituato al B per superare gli ostacoli. Vediamo di vincere questa corsa senza pietà. Niente pietà per i bambini. Figa, però bisogna dire che anche da poca altezza ci si fa davvero male. Cioè, guardate, sono praticamente già morto. Nessuna pietà per i bambini. Ma che cazzo fai? Ok, andiamo velocemente. Bravo Geralt. Sei così. No, non posso saltare. Se avessi saltato probabilmente avrei perso la gara. Sì, c'è una rampa. Ok, ce la possiamo fare. Saltiamo. No, qua è meglio scendere le scale. Perfetto, diciamo che abbiamo battuto. Oh, ti ho battuto. Togo, quanto godo. Abbiamo distrutto la bambinetta. Oh, aspetta, la gara non è finita. Via, corri, corri, corri. Però bisogna dire che abbiamo un po' imbrogliato, ragazzi, perché se avete notato, Siri, quando siamo caduti come dei coglioni, ci aveva aspettato. What did you expect? Perfetto. Pronta la ramanzina? Comunque, se avete guardato, gli occhi di Siri non sono gialli, ma sono verdi. Di un verde molto chiaro, però sono verdi. Perché lei non ha subito mutazioni. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Fesmi. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. Effettivamente. By markings, like unto the panthera tigris that in Zeracania dwells. And by the... Wow, la ragazza ha fatto i compiti, ragazzi. Forse abbiamo sbagliato. Cioè, ragazzi, non so se avete notato, ma la faccia di Vesemir è perfetta, così come quella di Siri con le lentiggini. Beh, insomma, avete visto che Siri è una ragazzina abbastanza sveglia fin dall'inizio. Ha fatto il suo lavoro e comunque si è anche addestrata, per cui non vale neanche la pena sgridarla. D'accordo. Ottimo, ragazzi, questo comunque non so se ve l'ho detto. Cioè, sono così emozionato dal gioco che non ci ho pensato. Però ci ritroviamo in una sorta, cioè ci ritroviamo in un tutorial. Ho visto che comunque il gameplay è cambiato parecchio. Wow. Ok, iniziamo dalle basi perché comunque è un gameplay nuovo. Da quello che ho visto in giro è molto diverso da quello di The Witcher 2. Cioè, non molto diverso, però cioè, del tipo che ho visto, che Geralt finalmente fa capriole degne di essere chiamate capriole per schivare. E comunque fa dei saltoni indietro degni di un cacciatore di Bloodborne. Per cui spada la spada. Ok, premiare per seguire. Ok, 1, 2, 3. Ok,
Boom! Ragazzi, l'arco della spada è magnifico perché in The Witcher 2, non so se ve ne siete resi conto, ma in The Witcher 2 in pratica abbiamo a che fare con stuzzicadenti. Tipo che le spade sono così corte che no, non riesce a fare. Maledetto mese, mi stavo preparando. Dammi tregua, cazzo. What the fuck? Non mi prendi, sono riflessi da giovani questo. Questi. Via! La potenza, come fai? Come fai? Prova a prendermi, prova a prendermi. Un attimo, signori, un attimo che metto un attimo in pausa, devo guardare una cosa. Ok. Aspetta. Riprendiamo immediatamente, vediamo che cosa riusciamo a fare contro il nostro amico Uncle Vesemir. Attenzione. Ok. Per rotolare. Infatti questa qua è una cosa nuova. In Assassin's of King la non la usi in questo modo. Qui invece riesci a evitare gli attacchi in maniera pazzesca. Anche perché comunque mi hanno detto che questo gioco è parecchio più difficile degli altri. Via! Impariamo. Impariamo la parata. Io comunque la parata contro i mostri secondo me è un po' insulsa. Non so perché. Bella questa! Non c'era, però dubito che possa funzionare contro un troll o una cosa simile. A poterlo spingere e ribattere indietro con una spallata. Al massimo voli via tu o ti spacchi la spalla in tipo 3 secondi. Via! Però Vesemir, vedo che perdi l'equilibrio abbastanza facilmente. Vieni avanti! Attenzione! No, mi sta piacendo questo gameplay. Ok, iniziamo con gli incantesimi. Come avete visto, gli incantesimi di solito sono Ard, Igni, Irden e Axi. E ora usiamo Quen è praticamente. Oh! Avete visto? È praticamente. Quello di Vesemir è al massimo. Se avete visto, c'è una piccola sfera attorno a lui. Invece il nostro è proprio quello da Nabi iniziale. Questo era Igni. Dobbiamo iniziare subito a pensare cosa alzeremo. Subito dall'inizio. Oh, ho ancora Quen attivo. Perché vedo che ho ancora una scintilla vicino a me. Quello era Ard. Ard è fantastico quando siete negli spazi aperti in alto e lo usi continuo, invece gli fai volare via come se nulla fosse. Ok, usiamo il segnale Axie. Axie serve praticamente. Se è abbastanza potente Axie, praticamente i nemici si trasformano in alleati. Qui avete visto che in pratica lui è rimasto stordito per un bel po'. Comunque è fantastico come schiva gli attacchi. Al segno Axie, si usa lui. Via! Cattiveria! Attenzione! Mio nome è Geralt of Rivia! Nessuno, nessuno! Povero Vesemir! Si è incazzato, ragazzi, si è incazzato! È bello vedere però che se tipo non esegui subito gli ordini, si arrabbia. What the fuck? Sì, ma che cazzo? Irden è diventato bruttissimo però, devo dire. Non mi piace. Ok. Bomba! Devo dire che le bombe non le ho praticamente mai usate. Né nel 2 non le ho mai usate le bombe, seriamente. Ottimo, vedo che il lancio delle bombe è diventato decisamente più lungo. Sembra quasi un lanciatore da baseball, penso. Ok. Possiamo continuare liberamente il nostro allenamento o chiuderlo. Diamogli una piccola lezione. What the fuck? Hai visto? Hai visto, Vesemir? Hai visto? Quali sono? Io sono il lupo bianco. Attenzione! Il vecchio è ancora forte, signori. Il vecchio è ancora forte. Pia, pia, muori! A cattiveria! Ok, mettiamo via la spada. Direi che basta. Mamma mia, sei un cheater di merda. Stavo mettendo via la spada, non c'è più rispetto, nei duelli. Che cosa hai? Hai combattuto contro un manichino che non si può muovere, ragazza. Come avete visto, anche loro l'hanno presa per il culo. Effettivamente. Però è meglio che non segua gli ordini ciecamente, secondo me. Dove cavolo è finita? Vegas? Dove è finita Siri? Siri? Siri?
si preannuncia un'altra, come dire, punizione per sé, direi. Guardate che prima non l'hanno proprio punita, perché alla fine il suo dovere l'aveva fatto. Ehi, che cazzo è sta merda? Loro non lo vedono però. Sembra che loro ignorino. Sembra pelle umana all'interno di questa. Che cazzo è? Cazzo! Che cazzo è questa? Fai una nave che vola. Oddio, la caccia selvaggia. Ok ragazzi, direi che il video finisce qui. Avete appena visto quali saranno i nostri antagonisti principali. E vi saluto e alla prossima! Ciao!